Buongiorno a tutti. Oggi svolgerò l'esercizio numero 10. Si tratta di una struttura sempre isostatica, può essere considerato un telaio zoppo con uno sbalzo in BC, ha dei carichi concentrati sia in D che in F e un carico distribuito nel tratto BC. Sempre in C vi è un momento pari a quello al quadrato. Si vogliono trovare come sempre i diagrammi, si vogliono trovare come sempre le reazioni vincolari e i diagrammi di sollecitazione. Prima di procedere, disegnare sempre il sistema di riferimento. Subito dopo si sostituiscono le reazioni vincolari ai vincoli. In A abbiamo un carrello, quindi avremo una forza perpendicolare al piano d'appoggio del carrello, perché è l'unico movimento che impedisce. E scriveremo quindi Y di A. In B invece abbiamo la cerniera che impedisce sia la traslazione perpendicolare al piano di appoggio, Y di B, sia la traslazione orizzontale, ovvero sia parallela al piano di appoggio, e la chiameremo X di B. Come sempre, i versi devono rispettare il sistema di riferimento. Detto questo, andiamo nel tratto BC e precisamente sul carico distribuito e lo trasformiamo in concentrato. Questo è un carico distribuito rettangolare e il peso agirà ad L mezzi, che è la distanza che c'è tra B e C, con un'intensità pari al prodotto tra Q ed L. Quindi avremo Q per L e QL. E si troverà, scriveremo nel punto, se questo è F, questo sarà G, quindi G. Ecco qui. Conviene sempre scrivere le misure, quindi abbiamo detto che si trova a metà L mezzi, L mezzi. Questi due valori rimangono uguali. Adesso, per trovare le reazioni, adesso tramite le equazioni cardinali della statica troviamo le incognite. Sommatoria x uguale a 0. Sommatoria y uguale a 0, sommatoria dei momenti uguale a 0. Sommatoria x, dobbiamo andare partendo da A a vedere quali sono tutte le forze orizzontali. Si può partire anche da C, per comodità io parto da A. Quindi nel tratto A l'unica forza orizzontale è quella, è positiva, perché ha il verso uguale a quello del sistema di riferimento. E nel tratto EC l'unica forza orizzontale è la X di B, eccola, positiva perché ha lo stesso verso del sistema di riferimento. Non ci sono altre forze orizzontali. Sommatoria forze verticali, partiamo sempre da A. In A vi è la Y di A, positiva, perché ha lo stesso verso della Y del sistema di riferimento. Nel tratto E non ci sono più forze verticali. Andiamo a vedere nel tratto EC. Nel tratto EC vi è la forza verticale QL in D, con segno negativo perché è di verso opposto. In B vi è la Y di B, che è la reazione vincolare della cerniera. In G vi è meno QL, che è il peso del carico distribuito, sempre di verso opposto al sistema di riferimento, quindi meno. E in C non vi è nessuna forza verticale, quindi possiamo scrivere uguale a 0. Adesso dobbiamo trovare il momento. Il momento si trova rispetto a uno dei due vincoli. In questo caso, un consiglio che vi do: quando vi sono queste strutture che hanno dei tratti che variano e quindi non sono delle travi appoggiate orizzontalmente, conviene fare il momento sempre rispetto al vincolo dove sono presenti più incognite.
In questo caso è B, perché in B vi sono le incognite y di B, x di B. Questo perché? Perché facendo il momento in B si annullano automaticamente le due incognite e quindi possiamo lavorare con una sola incognita e possiamo trovarci quindi trovando il valore. Sommatoria m di b uguale a 0. Io per comodità parto sempre da A. Andiamo a vedere quali sono le forze che rispetto a b mi danno momento. Y di A è una forza che mi dà un momento rispetto a b perché il momento è dato da una forza per una distanza. Abbiamo sia la forza che y di A sia la distanza che tra A e b è 2L. Eccola. Ricordate sempre che forza e distanza nel momento devono essere perpendicolari. Ecco, forza e distanza. Avremo quindi che y di A meno, perché gira in senso orario, per 2L. Quindi questa forza rispetto a questo punto gira in senso orario, opposto al sistema di riferimento, quindi negativo. Subito dopo camminiamo lungo il tratto e vediamo che in F vi è quest'altra forza, QL, che rispetto a B mi darà un momento positivo perché gira in senso antorario, pari a QL che moltiplica L. Ricordate che forza e distanza devono essere perpendicolari, quindi QL per L. Quindi più QL che moltiplica L. Camminiamo ancora, quindi possiamo notare che vi è un'altra forza. Questa forza rispetto a B gira in senso antiorario, quindi positiva, ed è data dal prodotto di QL che moltiplica la distanza che c'è tra D e B, L, quindi più QL per L. In B, come dicevo prima, vi sono le due forze, ma non c'è quindi momento e quindi si annullano. Camminando ancora, possiamo notare che in G vi è la forza del carico distribuito QL, che rispetto a B gira in senso orario, quindi meno QL per la distanza L mezzi. Come potete notare, forza e distanza sono perpendicolari, quindi meno QL che moltiplica L mezzi, e in C, visto che stiamo facendo il momento, bisogna considerare anche il momento che è dato dall'esercizio, che ha un verso orario, eccolo qui, quindi è meno QL al quadrato, uguale 0. Possiamo adesso trovare le incognite. Nella prima equazione x di b è dato da meno ql perché si porta il ql dalla parte opposta dell'uguale, quindi diventa meno. La seconda non si può trovare perché per il momento vi sono due incognite. La terza abbiamo che è meno y di a che moltiplica 2l più QL al quadrato più QL al quadrato fa 2 QL al quadrato meno QL al quadrato mezzi meno QL al quadrato uguale a 0. Quindi avremo che 2QL al quadrato meno QL al quadrato fa QL al quadrato. Io riscrivo tutto, quindi più QL al quadrato meno QL al quadrato mezzi uguale 0. Quindi avremo che meno y di a per 2L. Allora 2 per QL al quadrato fa 2, quindi qua va più QL al quadrato mezzi uguale a 0. Y di a sarà uguale a QL al quadrato mezzi che moltiplica 1 fratto 2L. Si semplificano L al quadrato, rimane QL fratto quarti. Quindi
Possiamo notare che la y di A è positiva, il verso rimane uguale. Possiamo cancellare y di A e al posto di y di A mettere il valore che è di QL quarti. L fratto 4. X di B stessa cosa, il verso cambia, quindi è negativo. In questo caso, visto che possiamo fare così, ecco, il verso è negativo, quindi qua potete scrivere meno Q L, sempre se riusciamo a vederlo, sì. Ecco, quindi avremo che questa forza è meno quella. Adesso sostituendo questo valore, questo, quelle quarti. Nella seconda equazione possiamo trovarci y di b. La prima abbiamo detto che è meno QL, quindi avremo che y di A, ovvero sia quelle quarti, sostituisco, meno QL fa meno 2QL, più y di b uguale a 0. Y di sarà uguale a meno 8 più 1 fa meno 7 quarti, quindi y di b è 7 quarti QL. Abbiamo trovato l'altro valore dell'incognita YB, positivo, quindi cancellerò y di b e scriverò 7 quarti QL. 7 quarti QL. Ecco qui. Cancellerò anche, se non mi dimentico, la x di b, eccola. E scriverò meno QL, che è il valore che abbiamo trovato. Meno QL, che è il valore di questa forza. Eccola, questo. Questo, quindi trovate i valori delle incognite, possiamo calcolarci i diagrammi di sollecitazione. Prima però cancello. Andiamo a fare sforzo normale, taglio e momento, quindi N, convenzione, positivo se vi sono gli sforzi di trazione, negativo se invece gli sforzi sono di compressione. Ricordatevi che lo sforzo normale si ha sempre quando vi sono delle forze o perpendicolari alla trave o perpendicolari. Lo sforzo normale si ha quando vi sono delle forze perpendicolari alla sezione della trave oppure parallele alla trave stessa. Allora, facciamo lo sforzo normale per tratti. Primo tratto AE. Avremo che in A è lo sforzo normale. Se voi andate a guardare in A, potete notare che vi è questa forza, QL quarti. Questa forza sta sulla stessa retta d'azione della mia asta, quindi produce uno sforzo normale. Vedete? Eccolo. Di compressione, quindi meno QL quarti. Uguale a meno QL quarti. Nel tratto EC possiamo notare che, scriviamo,
Andando a vedere il punto E, che è questo, eccolo qui, possiamo notare che in questo punto vi è una forza pari a QL di compressione che mi dà uno sforzo normale. Vedete questa forza? Questa forza QL che si trova in F sul tratto AE mi dà taglio, sul tratto E che va da E a C mi dà uno sforzo normale. Eccolo qua, questo è il mio QL. Nel tratto EB, che si trova all'interno di tutto il tratto EC, lo sforzo normale è meno QL. Possiamo disegnare il grafico, io disegno tutto in miniatura, quindi disegniamo la struttura. E avremo che in AE è meno quelle quarti, quindi questa è A e questa è D. Meno. Ecco. Questo è lo sforzo normale, negativo. Meno QL quarti. Nel tratto invece EB, scrivo la B, lo sforzo normale è pari a meno QL, quindi scenderemo di QL, che è più grande di QL quarti. Io adesso non sto facendo il disegno in scala, comunque per farvi capire che questo è sempre meno. E avremo uno sforzo normale pari a meno QL. E poi qua c'è C. Questo è lo sforzo normale. Sforzo di taglio. Convenzione. Positivo se vi sono delle forze che sono parallele alla sezione oppure perpendicolari all'asta e fanno girare l'elementino in senso orario, negative invece se queste forze fanno girare in senso antiorario il mio elementino. Primo tratto, tratto E, il taglio in A, andiamo a vedere. In A non vi è taglio, vedete? Perché non vi sono forze perpendicolari a quest'asta. Ecco, c'è solo uno sforzo normale che abbiamo trovato in precedenza. Quindi in A non vi è taglio, uguale a 0. In F vi è il taglio perché è dato da questa forza che taglia l'asta nel punto F. E gira in senso antiorario perché noi stiamo andando da A verso E, quindi questa forza, guardate, gira in senso antiorario, quindi è meno QL. In E chiude perché vi è questa forza che agisce lungo la retta d'azione, che è precisamente qui, QL, che mi fa chiudere praticamente il diagramma ritornando a zero. Quindi nel tratto FE il taglio è meno QL. Disegniamo. Sempre la struttura in miniatura. Quindi abbiamo che in A è 0, in F abbiamo detto che è meno QL, quindi avremo questo è meno QL, ecco qui, salgo e poi chiude da questa forza che vi ho fatto vedere prima, che sarebbe questa, perché le forze, i vettori si spostano lungo la loro retta d'azione. Ecco perché. E scriveremo meno QL.
quindi avremo questa situazione qua. Adesso andiamo a vedere nel tratto EC. Il taglio in E, andiamo a vedere se c'è, nel tratto EC, è dato, guardate, da questa forza qui. Vedete questa forza qui alle quarti, che sul tratto AE mi dava sforzo normale, però siccome i vettori sono delle forze, camminano lungo la loro retta d'azione, se noi la trasportiamo nel punto E, possiamo notare che questa forza mi dà uno sforzo di taglio. E precisamente, ecco qua, questo, QL quarti. Vedete? Quindi nel tratto EC il taglio in E è dato da QL quarti, positivo perché questa forza da E a C gira in senso orario. È un giochetto che dovete fare con le forze. Ricordatevi che si possono spostare lungo la loro retta d'azione. Quindi avremo che taglio in E è uguale a QL quarti. Andiamola a disegnare. Ecco qui. Adesso in D, il taglio è dato dal taglio precedente, ovvero sia taglio in E, più o meno il taglio in D. In D, guardate, c'è questa forza che produce taglio, ma questa forza come gira rispetto a C? Perché noi stiamo andando da E a C, gira in senso antiorario, quindi meno QL. Ricordatevi sempre questo giochino, delle forze che girano. Quindi abbiamo che QL quarti meno QL, il taglio sarà dato da meno 3 quarti QL, meno 3 quarti QL. Quindi ci manterremo costanti fino al punto D. E poi scenderemo di meno 3 quarti. Ecco qui. Questo è positivo. E abbiamo detto che il valore è quelle quarti. Quindi qua invece è negativo. Questo pezzettino qui è meno 3 quarti QL. È precisamente in D. Adesso in sarà dato dal taglio precedente, quindi meno 3 quarti QL. Andiamo a vedere che in B c'è questa forza 7 quarti QL che mi dà taglio. Ma questa forza andando da B verso C gira in senso orario, quindi è positiva. Quindi più 7 quarti QL, che è uguale a e meno 3 quarti più 7 quarti fa 4 quarti QL, ovvero sia QL. Quindi salirò di QL. Taglio in B, salgo di QL, ecco qui. E questo è B. Adesso in C deve venire 0. E deve variare con legge triangolare. Perché? Perché tra B e C c'è il carico distribuito. Quando vi è un carico distribuito, ricordatevi che il taglio varia con legge triangolare. Andiamo a verificare se in C il taglio è 0. Scriveremo taglio in C è dato dal taglio precedente, ovvero sia taglio in B. La formuletta, quando c'è il carico distribuito, ricordatevi che è uguale a taglio precedente meno Q per X. Quindi il taglio precedente è QL. Q è il peso del carico, che rimane Q, quindi meno Q
che moltiplica x. X è la distanza che c'è tra B e C, ovvero sia L. Quindi QL meno QL uguale a 0. Il taglio è ritornato a 0. Quindi abbiamo fatto anche il diagramma del taglio, quindi T. Adesso posso cancellare questi calcoli, anche perché tutto quello che mi serve ce l'ho scritto nel taglio. Vedete i valori? Ecco, qua metto quelle però. Andiamo adesso a fare il momento. Prima cancello. Prima disegniamo la convenzione, elementino della trave. Se il momento fa tendere le fibre inferiori è positivo. Se invece tende le fibre superiori, ovvero sia la coppia fa tendere le fibre superiori della trave, allora il momento è negativo. Primo tratto, tratto AE, momento in A, andiamo a vedere quant'è. Guardate, in A, guardate il diagramma del taglio, in A non vi è nessuna forza, quindi il momento è nullo. Vedete? In questo punto non c'è nessuna forza. E anche se ci fosse stata una forza, il momento era nullo perché non c'era la distanza. Quindi in A il momento è zero. In F il momento è sempre zero. Perché? Perché c'è questo taglio QL, ma non c'è distanza. Quindi mi trovo qui con il momento pari a zero. In E, momento in E, è dato da cosa? Dal momento precedente che è zero, più o meno il taglio precedente per la distanza. Questa volta il taglio precedente c'è perché il taglio precedente ad E è il taglio in F che è QL, quindi scriveremo QL negativo, perché abbiamo visto che era negativo, per la distanza che c'è tra F ed E, ovvero sia L. Eccola qui. Quindi scriveremo meno QL per L uguale a meno QL al quadrato. Possiamo iniziare a disegnare la nostra struttura e subito dopo il grafico, il diagramma. Quindi abbiamo detto che in A il momento era 0, in F è 0, in E invece è meno quelle al quadrato. Quindi avremo questa parte qui, il momento varierà con legge lineare e questo pezzettino è meno quello al quadrato. Ricordatevi che a livello grafico dove il taglio è negativo e il momento è positivo e dove è viceversa, quindi dove è positivo il taglio, il momento è negativo. Adesso facciamo il tratto EC. Il momento in E nel tratto EC è dato da meno quello al quadrato. Perché? Guardate, quando la struttura cambia direzione, in questo caso vedete da E passiamo ad EC e vi è un momento che sta proprio all'incrocio di questa variazione, il momento si ribalta. Se è esterno, si ribalta verso l'esterno, se è interno, si ribalta verso l'interno. Quindi avremo che in E il momento allora, cancelliamo qua questo E che ci dà fastidio, lo mettiamo qui,
in E il momento è dato da meno quello al quadrato. Eccolo. Perché c'è questo ribaltamento. Ecco qui. Questo succede solo quando la struttura cambia direzione. Le aste cambiano direzione, come in questo caso. Solo il momento si ribalta, non il taglio e neanche lo sforzo normale, solo il momento. Adesso in D, il momento in D è dato dal momento precedente, quindi il momento in E, più o meno il taglio precedente. Guardate, il taglio precedente a D è il taglio in E che avevamo trovato ed era a quelle quarti, vedete? Quindi momento precedente più il taglio precedente che è QL quarti, che moltiplica la distanza che c'è tra E e D, ovvero sia L. Andiamo a sostituire. Avremo che meno QL al quadrato più QL al quadrato quarti, quindi M di D sarà dato da meno 3 quarti L al quadrato, meno 3 quarti QL al quadrato. Quindi in D sarà ancora negativo e varrà meno 3 quarti, un po' più piccolo di meno quello al quadrato. Varia con legge lineare, ecco qui. Quindi avremo meno 3 quarti QL al quadrato. E questo è D. M di B è dato dal momento precedente, quindi M di D, che è meno 3 quarti QL al quadrato, più o meno il taglio precedente, quindi il taglio in D, vedete che è meno 3 quarti QL, meno 3 quarti QL, che moltiplica la distanza che c'è tra D e B, ovvero sia L. Quindi abbiamo meno 3 quarti QL al quadrato, meno 3 quarti QL al quadrato. MB sarà dato da meno 6 quarti QL al quadrato, ovvero sia meno 3 mezzi QL al quadrato. Quindi meno 3 mezzi quello al quadrato, andiamola a disegnare. Innanzitutto disegneremo B, è sempre negativo, che è uguale, quindi lo segno qua, meno 3 mezzi QL al quadrato, e avremo che in B salirà di meno 3 mezzi, che è più grande di 3 quarti, eh? Quindi abbiamo questo valore che è meno 3 mezzi. Si congiungono perché il momento varia con legge lineare e questo valore sarà dato da meno 3 mezzi QL al quadrato. Subito dopo in C deve variare con legge, il momento varia con legge parabolica perché tra B e C c'è il carico distribuito e sempre in C vi è un momento sempre negativo pari a QL al quadrato. Vedete, questo momento è negativo perché tende le fibre superiori. Quindi avremo che il momento in C sarà dato dal momento precedente, che è il momento in B, ovvero sia meno 3 mezzi QL al quadrato, più o meno il taglio precedente. Il taglio precedente, ricordate che era il taglio in B, vedete QL, quindi momento precedente più QL, che è il taglio, che moltiplica la distanza che c'è tra B e C per L,
meno Q per x al quadrato mezzi. Perché siccome il momento varia con legge parabolica, dovete ricordarvi questa formuletta qui. Andiamo a sostituire, avremo che meno 3 mezzi QL al quadrato più QL al quadrato meno Q che moltiplica al posto di x, metteremo la distanza che c'è tra B e C che è sempre L, quindi L al quadrato fratto 2. MDC sarà uguale a meno 3 più 2 meno 1, che è uguale a meno 4 più 2 meno 2 mezzi QL al quadrato, che è lo stesso valore che avete in C. Quindi, in poche parole, in C salirete, scusate, di QL al quadrato, ecco, e il momento varierà con legge parabolica. Ecco, questa è una parabola, e questo valore è QL al quadrato meno. Quindi, ridisegniamo bene, ecco qui, e questa invece è una parabola, varia con legge parabolica, ecco qui, quindi avremo meno e questo è il diagramma del momento, scriveremo M. Quindi abbiamo trovato sia lo sforzo normale, sia lo sforzo di taglio che il momento. Ricordate sempre che nel tratto BC, ovvero sia quando c'è il carico distribuito, come in questo caso, il taglio varia con legge triangolare e il momento invece con legge parabolica. Scrivetelo qui, questa è una parabola. Questo pezzettino parabola. Ecco, lezione finita, ci si vede per l'esercizio numero 11. Salve a tutti.